a tutti. C'è naturalmente grande attesa, anche grande apprensione, perché questa situazione che potremmo definire di stallo certamente preoccupa, ma nello stesso tempo c'è la volontà di riscoprire, di mettere in evidenza la fiducia nelle tante buone risorse che sono del nostro popolo, a partire proprio dal basso. Nella sempre più complicata crisi politica italiana si è espressa ieri anche la CEI con il presidente Cardinale Bassetti. Credo che con lo spirito critico di sempre, che non abbandoneremo sicuramente, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana. Che significato dobbiamo dare al cogliere la sfida del nuovo che avanza? Un'apertura verso il nuovo governo? Sì, perché la lettura che possiamo dare a questa esplicitazione del Presidente è soprattutto la collaborazione per il bene comune, collaborare per il bene del Paese. Avete speranza quindi di collaborare con questo nuovo governo? Pensiamo di sì, almeno anche se i nostri governanti possono sembrare in qualche modo nuovi al governo, perché di fatti lo sono, ma se la provvidenza di Dio ci ha dato questo governo, collaboriamo con questo governo. C'è un'attenzione molto forte verso tutti i governi, perché è importante per la Chiesa avere un tu concreto e chiaro per poter agire con i propri fedeli. L'attenzione non significa condivisione o meno, quello glielo aggiungete voi, ma significa essere attenti e rispettare ciò che il popolo ha chiesto e soprattutto di muoversi perché il popolo attende. Siete favorevoli a questo contratto che hanno firmato le due forze politiche? Non favorevole né contrario. E quindi noi siamo in attesa di vedere come si realizza, perché i problemi possono essere tanti. Se realizzassero per esempio il reddito di cittadinanza sareste favorevoli? Se fa bene a tutti, perché no? E sulla questione migranti? Io sono convinto che sia necessario sempre integrare in maniera adeguata e umana due esigenze: da una parte l'accoglienza nel segno della solidarietà e dall'altra parte la giusta attenzione anche al paese che accoglie. Soprattutto non bisogna fare dei muri e non bisogna chiudere. Ma se volessero quindi espellere effettivamente i clandestini? Noi non potremmo essere mai d'accordo su questo.